Allora, stamattina stavo girando un pochino così sull'internet magico e fantastico, stavo guardando delle cose e mi è apparso, ragazzi, ve lo giuro, mi è apparso tra una delle pubblicità questo tipo. E dice che test della stupidità, se fai questo test diventi stupido al 90... Sì, stupido. Già lo so, va bene, sono già... Ok, a posto, va bene, vai, finiamo il video qui, ciao a tutti. Allora, dicevo... Questo test dice, se fai questo test diventi stupido al 9... Oggi ce l'ho su quello stupido. Vabbè, se rimango stupito al 99,99999%. E effettivamente vedere la faccia del tipo potrebbe non essere molto normale. Oltretutto, voi non lo vedete perché ho sistemato lo schermo, ma ve lo giuro, questa pagina è storta. Perché se questo qua sembra in centro, ma io quando farò inizia il quiz... Guardate le domande dove arrivano. Le domande sono storte. Perché? Perché la pagina non è centrata. Ma noi, guardate, con la magia dell'editing... Ok, l'abbiamo sistemato. Ok, iniziamo. Sono pronto ora. Ok, possiamo iniziare. Quanto fa la somma dei numeri da 1 a 10? 11, 50, 55, 134, 145, 343, 101.1. Sembra un indirizzo IP, ragazzi, non provate a collegarvi. Sia mai che vi apre quei siti un po' strani, arancio, dove si vedono cose un pochino strane. Oppure 78 ABC. Allora, se il mio cervello dovesse pensare, se si faceva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fa 10, no? Però la somma dei numeri da 1 a 10, lui non intende la scala dei numeri, vero? Quindi dovrebbe fare 11. Cioè, se io dovessi sommare i numeri da 1 a... No, aspettate un attimo. Se io dovessi sommare i numeri da 1 a 10, quindi 1, 2 più 3, 3, 4, 5... Cioè, sarebbe 1... più 2, più 3, più 4, più 5, più 6, più 7, più 8, più 9, più 10. Dovrebbe fare... Io la butto lì. Anzi, è il momento giusto. È il momento di prendere la calcolatrice. Ok, allora, 1 più 2 più 3 più 4 più 5 più 6 più 7 più 8 più 9 più 10... 55! Ragazzi, sono un genio! Sono un dannatissimo genio! Ci siamo! Let's go! Se lunedì è il primo giorno del mese, il sabato successivo è il sesto giorno del mese, Lloyd Farmacia, sconti incredibili per te... No, aspettate, quello non è quello giusto. Allora, se lunedì è il primo giorno del mese, il sabato successivo è il sesto giorno del mese, lunedì è il primo giorno del mese, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato... No, falso! È la cipolla! Prossima! Raga, sono... totalmente intelligente. Joy ha 6 anni, il doppio dell'età del suo fratellino. Quando il fratellino ha 4.5 anni, ragazzi, auguri per i vostri 4.5 anni. Quanti anni avrà Joy? Joy ha il doppio del... Joy non è mai nato. Non lo so, io nel dubbio rispondo Joy non è mai nato, perché secondo me... No, aspettate. No, non è vero. Joy non è mai... Allora, è difficile, devo dire, perché comunque mi sembra che mi stia trollando con questa cosa. Raga, non lo... ditemelo voi, io penso di essere stupido, ma voglio comprarmi adanatamente questo furgoncino, guardate quanto è bello. Però nel dubbio, secondo me, Joy ha 8 anni, perché ha il doppio dell'età del suo fratellino. Quindi il fratellino ha 4 anni e mezzo, Joy ha... No, Joy non è mai nato, perché, scusate, mi fa avere... Vabbè, sentite, io provo Joy non è mai nato, chi se ne frega, secondo me è così. Allora, George cammina 4 isolati a nord, 5 isolati a est, 3 isolati, 5 isolati... Quanti isolati e George da dove è partito? George ha subito un incidente e quindi ha percorso gli isolati con l'autoambulanza. Secondo me questa è la più plausibile, perché se uno si fa 4 isolati a nord, 5 isolati a est, ogni isolato non mi ricordo quanto dovrebbe essere lungo, ma è tanto, ragazzi, fidatevi, è abbastanza. 3 isolati a sud e 5 isolati a ovest, praticamente in teoria dovrebbe ritornare indietro, ma secondo me Joy ha preso una botta in testa che sta girando in tondo e l'ambulanza l'ha raccolto e l'ha riportato a casa. Quindi secondo me è andato in autoambulanza. Ma sicuro, perché uno cretino così che si fa 57 isolati in giro lo troviamo solamente con George. Quindi George, per me tu sei un idiota, non dovevi fare tutti questi isolati. Ma hey signori, eccoci qua con George, ha subito un incidente. Allora, John è più alto di Kate e Carol ed è più bassa di John. Qual è l'affermazione più accurata? Sicuramente non la pubblicità che mi appare qui nell'angolino che mi dà fastidio. Fastidio come non so che cosa. Carol è più bassa di Kate. Kate e Carol hanno esattamente la stessa altezza. Non possiamo dire se Kate è più alta di Carol. Kate era già bassa. Era più bassa. Pia bassa, ovviamente. Era pia bassa
perché non indossava i tacchi? Ragazzi, io con queste robe qui. Io anche a scuola, quando mi dicevano Pierino ha una mela, va a prenderne altre 85. Quante mele ha Pierino? E tu cercavi di rispondere, poi diceva no, Pierino non può portare 85 mele. Già mi arrabbiavo. Quindi questa la rispondo a caso. Lasciamo che il fato decida per noi. 1, 2, 3. Ok, Kate e Caro hanno esattamente la stessa altezza. Perfetto, va bene, per me è così. La forchetta sta a bistecca come il cucchiaio ha. Questa è una proporzione, ragazzi, attenzione. Questa è una proporzione totale. Quindi la forchetta sta a bistecca come il cucchiaio sta. Sicuramente non ha spaghetti. Sicuramente non pizza. Sicuramente non cereali. Ho perso tutti i cucchiai tirando la finestra. Quindi mi astengo da rispondere. Non so tu, Caro, che abbia fatto i test, perché hai tirato i cucchiai dalla finestra. A me va bene. A me va bene, ma non so perché tu l'abbia fatto. Quindi direi... Raga, mi sento come una puntata di Chi vuole essere milionario. Versione stupida, dove se sbagli questa sei veramente un idiota. E quindi è difficile tutto ciò, ma non vinci dei soldi. Quindi proviamola, ragazzi. Allora, la forchetta sta a bistecca come il cucchiaio sta a... Però la forchetta con la bistecca non c'entra molto, quindi in realtà il cucchiaio sta a spaghetti. Dovrebbe essere giusta. 12 polli, 6 cani e 80 gatti hanno un totale di 360 zampe. È un anno. È un 300, ma ne mancano 5 di zampe per fare un anno, ragazzi. Cioè, non ho capito. Una zampa al giorno, gliela tagliamo, siamo a posto. No, mi dissocio in realtà, eh. Allora, 12 polli hanno 24 zampe perché ne hanno 2. 6 cani, 6x4, 6, 12, 18, 24. 24, quindi 24 più 24 fa 48, 80 gatti fanno 80x4, 8, 16, 24 fanno 240, 240 non so, i polli non hanno le zampe, per me i polli non hanno le zampe, scusatemi. Se riorganizzassi l'essere della parola Sontob, esce un nome di, iscriviti a Buddy ora e lascia un like, no, non forse così. Allora, se io riorganizzassi le lettere della parola Sontob, esce il nome di Boston. Giusto, boss, ton. Sì, mi dispiace ma non so leggere, potrebbe essere la risposta migliore, eh. Però io sono intelligente. Sono intelligente. Secondo me è Boston. Perché le ultime domande sono sempre quelle più difficili? Potete spiegarmelo per favore, vi prego, ditemi perché sono le più difficili. Scusate, no, questo forse non era un urlo molto virile. Ma... il giorno era ieri, se mercoledì è tra 4 giorni. Quindi 4 giorni fa, mercoledì è tra 4 giorni, quindi potrebbe essere... cosa c'è? Allora, sabato, domenica, lunedì, martedì, no. Domenica, lunedì, martedì, mercoledì. È domenica, quindi è sabato. Perché non c'è scritto sabato, scusatemi? Ma devo calcolarlo sul calendario dei Maya, mi piace come risposta. Peccato che quel calendario finiva nel 2012, quindi siamo un pochino indietro. Ma secondo me è sabato, ragazzi. È sabato perché il giorno dopo è domenica, poi c'è lunedì, martedì, mercoledì. Cioè, oggi è domenica, lunedì, martedì... Io... non c'è sabato, non... calcoliamo sul calendario dei Maya. Vediamo l'ultima domanda, ragazzi. La somma di tutti i numeri dispari da 0 a 16 è un numero pari. Cioè, questo è come dire, se io mangio del gelato a testa in giù, il gelato non cade. Perché in teoria, se tutti i numeri dispari vengono sommati, non possono fare un numero... cioè, se dispari più dispari non fa pari. Cioè, dispari tipo 13 più... no, però 13 più 13 fa 26. 13 è dispari. Quindi, in teoria, 13 più 13 fa 26, fa un numero pari. Quindi, se io faccio tutti i numeri dispari, quindi 2 più... no, sì, 2 è pari. 1 più 1 fa 2, quindi diventa pari. Attenzione! 3 più 3 fa 6, quindi diventa pari. Quindi è vero, sono un genio! Cento di stupidità, signori. Tutto in questa capocchia. Tutto in questa capocchia. Attenzione, signori. Sono la persona più intelligente su questo mondo. Lo sapete solamente chi è di fianco a me? Einstein, proprio lui. Lo vedete qui, di qua, qui. Adesso mi chiamerà la NASA. Mi chiamerà, mi offriranno un lavoro. Guardateli, eccoli qua. Pronto, signori della NASA, buongiorno. No, sono troppo intelligente per voi, andatevene a quel paese. Scherzavo, comunque non c'è nulla, cioè si vedeva da là.